All'interno delle proposte presentate all'amministrazione comunale ovviamente si chiede che tutti i lavoratori continuino a mantenere il proprio posto di lavoro, stesso livello occupazionale, però allo stesso tempo anche istituire un fondo per permettere la formazione qualora non ci sia possibilità di ricollocarli nello stesso posto. Allora, la salvaguardia dei livelli occupazionali era uno dei punti cardine sui quali abbiamo lavorato con l'amministrazione anche all'epoca del commissario. E chiaramente quello che queste organizzazioni sindacali chiedono è il corretto inquadramento di tutto il personale, e quindi per quanto riguarda le mansioni che ogni persona deve svolgere, che sia correttamente inquadrata ai sensi del contratto collettivo di lavoro di appartenenza, e laddove esistano situazioni che non sono conformi al dettato contrattuale, che queste situazioni vengano allineate attraverso vari processi, uno dei quali può essere quello della riqualificazione, attingendo quindi ad un fondo che noi auspichiamo verrà costituito per aumentare le professionalità dei lavoratori che magari oggi attualmente quindi non sono in grado di svolgere determinate mansioni. Ecco, domani uscirà il decreto sulle partecipate. La vostra proposta è stata presentata una settimana fa. Vi siete dati una scadenza con l'amministrazione comunale? È chiaro che il tema delle partecipate è un tema in continua evoluzione. Aspettiamo quello che uscirà dai termini della legge di stabilità. Nella nostra proposta comunque ci sono elementi sostanziali che vanno verso quelle che sono le indicazioni che apprendiamo dagli organi di stampa rispetto alle novità in tema di partecipate, e dove purtroppo ci confrontiamo sempre con vincoli normativi molto più stringenti, dove noi auspichiamo un modello per esempio di avanguardia di democrazia partecipativa dei lavoratori, quindi non è impensabile pensare un domani a lavoratori presenti nei CDA o nei comitati di gestione qualora venissero istituiti, per avviare un avanzato modello di partecipazione, di dialogo e di confronto con le organizzazioni sindacali.